In diretta e in esclusiva. Boh. Io posso sbagliare finché voglio. Luca e Daniela, meglio di no. Buona puntata. Dalla puntata di gala con ambiente di gala e camicia di gala alla puntata interrogativa con camicia interrogativa, la numero 241 di Oval Beam. Benvenuti. Non è la 241. 241 è il numero di partite che ha giocato nel massimo campionato professionistico di football australiano Brett Kirk. Tra queste 200 consecutive. Ma come avrà fatto? Grosso punto interrogativo. In 45 secondi voglio sapere la storia di questo tipo di rugby che attrae allo stadio 80.000 spettatori come niente fosse. Melbourne è stata fondata 50 anni dopo Brisbane e dopo Sydney da coloni della Britannia, però in quei 50 anni in Europa erano successe delle cose abbastanza carine, tutto sommato la nascita dei diritti civili, l'abolizione della schiavitù, quindi Melbourne è diversa. Non si sentiva tanto colonia, non si sentiva tanto britannica. Hanno preso il rugby, hanno tolto la parola rugby, hanno messo la parola football, hanno concesso il passaggio in avanti, hanno tolto le mischie, si sono fatti influenzare anche dal football irlandese, dal football gaelico, c'erano tanti irlandesi in quell'area in quell'epoca e probabilmente anche il Marn Grook, un gioco aborigeno, ha dato la sua influenza, però anche su questa influenza indigena ci sono dei grossi interrogativi. Per accontentare Luca e la sua squadra di disabili abbiamo portato a Lugano la sua star preferita, esempio di grande correttezza, terribile placcatore, tantissimo rispetto per arbitri, avversari e animali. Let's talk about two very famous people that you met. You met Gianluca Veneziano, my teammate Gianluca Veneziano, and the Dalai Lama. Who is wiser? Who's wiser? Non lanciare mai la palla in aria. What did you talk about? The Dalai Lama. It was a very something that came out of the blue. I was going to phone call to ask whether I wanted to introduce the Dalai Lama on stage at his public talk, and I obviously jumped at the chance, and I didn't get to talk too much outside, but they told me that no physical contact and but he saw me and he embraced me and cuddled me and out of the protocol. But he just does what he wants to do. And we went up on stage and I presented him with the Swans jumper, and he loved it. So I sat next to him for his whole presentation. Yeah, very, very special. Something that stays with me. Contact sport and collision sport have a future if they get rid of machismo. If they open up to handicapped and a female version of the game. Do you agree with this? Yeah, well, I think it showed being involved in today, and it was just such a wonderful thing to be involved in, and I can just see that today was such a, it was a pure excitement and pure joy, knowing that how much that meant to the people today. And I think sport should embrace everyone. It's universal language, so I can come here, not speak Italian, but still play, train Milano football team just by the way of showing them. And oh, Tito, Tito! Tito, Tito! And that's, it breaks down all barriers, and it can really bring people together, and that's what I love about the game, like the game that I play, and all sport can do it. It actually brings people together and shows us that we're all connected, and it's about connecting the human spirit, I think. Just maybe take a couple. Maybe come a bit closer. Come
avete capito, Brett si è appassionato al progetto dei disabili del Don Orione. Noi ci siamo appassionati alle sue storie e soprattutto al suo carisma. Nell'approfondimento che troverete in rete venerdì 29. Venerdì 29 lo troverete in rete e lo guarderete. Ci parlerà della sua scelta vegetariana, degli studi orientali, dell'aspetto della meditazione e anche di quello cerebrale del placcaggio. Andiamo al passaggio adesso. Dare la palla nel rugby significa delegare la fiducia, fidarsi di un compagno, dargli l'oggetto importante da portare in meta o in gol. Nell'Aussie Rules il passaggio deve essere fatto con un colpo dalla mano, una delle tante regole che gli australiani del Victoria hanno inserito per differenziarsi dal rugby. Nel rugby union, invece, nel rugby league, nel touch, cioè la versione che tutti possono e devono giocare, il passaggio viene fatto in maniera spinta, in maniera lineare, biologica, non bisogna forzarlo, complicarlo, però ci vuole una certa cura. Gianluca Veneziano, questa è la prima delle sue rubriche, ci insegnerà a passare bene la palla. Saranno sempre consigli elementari, cose che potete e dovete provare anche a casa. Quindi giocate a cricket o a touch, imparate il passaggio. Passaggio normale. Anche le squadre professionistiche allenano il passaggio, è un fondamentale che determina il ritmo di gioco e in un certo senso anche la sicurezza dell'atleta. La disciplina che premia di più questo fondamentale è il rugby touch, perché ti impedisce di superare fisicamente l'avversario e ti obbliga a pensare il passaggio. Sorpresa, per un buon passaggio è fondamentale chi riceve la palla. Semplicemente palla in mano, una spinta lineare verso il compagno, per chi riceve mani fuori ad offrire un bersaglio. Da non fare. Chi lo fa bene? Sir Johnny Wilkinson, Mr. Beauty Dan Carter, ma date un'occhiata a Matt Guiteau. Il cricket è sempre nei pensieri e nella borsa sportiva di Luca e di tanti rugbisti anglosassoni, torneremo a parlarne molto spesso. Parliamo però ora di Parigi e di un club antico, la cui storia affascinante però andremo a sondare nel corso di un'altra puntata. Questa volta è il momento di parlare con Pascal Valentini, preparatore atletico della Racing Parigi, già anche nello staff della nazionale italiana. Con lui parleremo di allenamento con i pesi, che è un altro dei pallini di Luca. I pesi sono degli oggetti di ferro che, spostati o allontanati dal corpo, ti rendono più forte. Oramai si mescola tantissimo i pesi con il balancing. Sì, li usiamo a riscaldamento. Dunque, ogni seduta c'è una parte del riscaldamento collettivo. Su un step up, su tutte queste pale, tutte queste novità che possiamo trovare per lavorare la stabilità. È interessante per svegliare anche il sistema, tutto, avere la connessione giusta, la vigilanza giusta per prevenire delle infortuni. E adesso si usano anche queste qua, cose che sembrano antiche, invece nel concetto sono molto moderne. In pratica tutti i modi per creare varietà nell'allenamento, giusto? Essenzialmente per questo, è un po' coreografia tutto questo, ed è interessante perché crea una varietà, crea un stimulus, è diversa, noi ci alleniamo praticamente ogni giorno, le stagioni sono molto lunghe, dunque abbiamo bisogno ogni tanto di divertirsi un po', di dare un po', non lo so se è veramente divertimento per i giocatori di alzare questo, però dà un po' di novità, crea una dinamica, crea un po' di challenge e usiamo. C'è un sacco di materiale. Deve essere usati, però la realtà è che lo sviluppamento della forza si fa in palestra, con la bilanciere, con le pesi giusti, e dalla rack squat, e senza guida, e con un atteggiamento molto importante del mentale. Della postura, ma anche del mentale. E spiegate il programma agli atleti. Quindi l'atleta deve sapere perché lavora con i pesi in un certo modo. Sì, dobbiamo dare la giustificazione perché lo giocatore lo fa, il giocatore si dà la sua fiducia, dobbiamo rendere
e creare anche una responsabilità su questo lavoro, e più di spiegare perché lo facciamo, perché non c'è partita, perché questa settimana facciamo 4 sedute di palestra, la prossima settimana sarà 1 per i triquarti, 2 per le avanti e basta. Dunque lui deve essere da una logica, il lavoro che proposi deve essere una logica fisica, ma anche una chiarezza sull'esplicazione. Interessante, no? Interessante e cerebrale, e si spiega anche molto bene, oltre a dire cose molto interessanti, l'ex preparatore atletico della nazionale italiana di rugby. E questo che avete visto è solo un pezzetto, solo un quinto, grosso modo, di quello che troverete in rete mercoledì prossimo. Guardatelo, ovviamente. Noi ci salutiamo con le parole chiave di questa puntata. Aussie Rules, Cricket, League. Gianluca, Kingsrow Milano. Piero Focaccia, Palla da Rugby. Argomenti avvincenti ma trattati rapidamente. In settimana le versioni approfondate. Affondate. Vi aspettiamo.